Carnevale che qui oggi raggiunge la sua 130esima edizione. Bene, come voi sapete, fra poco assisteremo alla sfilata di 8 carri preparati da 8 società, delle quali anche registriamo società venute da fuori, da Riola soprattutto, che ringraziamo, da Pioppe di Salvaro e anche da Marano, da Marzabotto. Questo non può che essere un encomio, non può essere per noi che hanno nobilitato, nobilitano la presenza e vorremmo anche che vengano ripetute. Alassiato che si accontentasse l'ultimo camionista e poi se n'è andato. Ciao Lucio, anche da Vergato si alzi un grande applauso di saluto per questo grande artista che ha fatto grande nel mondo, non solo in Italia, la nostra Bologna e la nostra provincia. E qui noi la consorte disperata, come voi ben sapete, dopo questo rapimento, ma a Castel di Casio il cinghiale che voi vedete qua, cinghiale che è veramente un'opera d'arte, l'ha fatto Marchi, grande scultore di Vergato, il nostro principe che è la maschera tipica di Vergato. Mea vat che finalmente arriva questi armigeri, a un per capire che al capo di armigeri al sepa proprio un capo sul serio il vero, se non sbagli l'avrebbe da essere anche per figa al sendic. Oh, la abbraccio fra la principessa e il suo principe, un bacio fra la principessa e il principe finalmente ritrovati. Bene, un applauso per questa soluzione del contrasto che è avvenuta qui nel nostro 130esima edizione del Carnevale Vergatese. Quindi in questo modo si concluderanno le celebrazioni vergatese. Signore, venga che il consiglio la saluterà. Ti comparirà in fondo alla piazza. Thank you.
benissimo, tutto bene. Tutto a posto? Grazie. Con l'aiuto del Signore? Sei su YouTube, Vergato News 24. Pace bene. Alleluia, 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 alleluia,
Così si date una mano, perché le mani non le muovete perché è freddo. Attenti, devo fare il menisco io.